Ennesimo appuntamento con il gioco che fa battere il cuore a milioni di tifosi in tutto il mondo, come sempre in diretta qui sulle frequenze di EA Sports. Pronostico che parla di una gara combattuta, ricca di emozioni. Buon divertimento da parte mia e di Lele Adani. Sfida che mette contro Italia e Inghilterra. Non sono davvero partiti col piede giusto, ma ci sta, è di perdere una partita. L'importante è... Palla gol per Insigne, attenzione. Una parata incredibile. Va in verticale, non male l'idea. Ha interrotto un'azione pericolosa, può arrivare il cartellino. Volevano il rosso qui per quello che la denominazione inglese chiama doxo. Poteva starci qui l'espulsione. L'arbitro alla fine ha optato per un semplice giallo e possono tirare un sospiro di sollievo. Punizione che si aspetta di poco sopra la traversa. Esecuzione quasi perfetta, la palla non è scesa abbastanza terminando sul fondo. Brutto errore, ci sono metri qui per gli inglesi. Pallone in possesso del portiere. Occhio al regalo del portiere. Prova a sorprenderlo. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Lorenzo Insigne. Spazio qui per gli azzurri. Tentativo respinto. Rice. C'è spazio per Sterling, lungo l'out. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Palla che finisce docile fra le braccia del portiere, che qualche istante fa è stato davvero protagonista. Se non fosse stato per lui, avrebbero preso gol. Non so nemmeno io come abbia fatto ad arrivarci. Palla profonda di Pellegrini. 1-0. Il gol che sblocca la partita è arrivato subito. Diamo un'altra occhiata alla conclusione che ha portato al gol, Pier. È stata una botta impressionante, che non ha lasciato scampo al portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Attacca l'Italia. Cross respinto bene. Grande giocata. Difesa scoperta, ha spazio per andare. Può avanzare indisturbato. Attenzione, occasione importante. Respinge qui il tiro. La gioca male qui Insigne. Manuel Locatelli. Pallone per Immobile. C'è fuori gioco, qui poteva andare in porta, ma doveva scegliere meglio il tempo. Inghilterra uscita rinfrancata dai mondiali di Russia 2018, nonostante il rammarico per la semifinale persa ai supplementari contro la Croazia. Buone sensazioni, e Pierre, confermate poi col terzo posto nella prima edizione della National League. Quella dei Tre Leoni, se la vai a guardare bene, ma è una nazionale che è vero che cerca ancora il primo allo. Deviazione aerea che non ha inquadrato la porta, pallone che finisce sopra la traversa. Avanza l'Inghilterra. Hanno difeso bene, qui il tecnico può essere davvero soddisfatto. C'è campo per andare, attenzione. Buono il recupero, possono ricominciare. Harry Kane. Potrebbe crossare. Interviene prima che sia troppo tardi. Ciro Immobile. Pellegrini. Contrasto vincente, pallone recuperato. Foden. Guadagna campo.
Cross verso il centro. Rinvio un po' pigro questo. Barella. Sfuma l'azione degli azzurri. Kane. Può riportarla in parità. Donnarumma, ma il pallone è ancora lì. Palla che colpisce la traversa e torna in campo. L'uragano Kane ha colpito. Rivediamo il replay del gol. Ha sfruttato alla perfezione il passaggio all'indietro del compagno. L'ha poi messa dentro di testa Kane. Bravo a far valere tutti i suoi centimetri. Siamo di nuovo in parità grazie al gol del 1-1. Si riparte con il calcio di punizione per gli azzurri. Attenzione a Immobile. Prova a sorprendere la difesa con un lancio profondo. Prova a calciare. Il portiere gli ha negato l'ennesima gioia personale di questo match. Sperava di festeggiare di nuovo, ma sarà per la prossima volta. Hanno spazio per ripartire. Il pareggio regge, ma hanno corso un grande rischio sulla conclusione di prima. Decisivo il portiere per impedire alla palla di entrare. Chance importante dalla bandierina per trovare il vantaggio. Intervento così così, occhio. Recuperano bene con questo tackle. Luke Shaw. Brutto errore degli inglesi. Recupera la palla con un buon intervento. Inghilterra porta palla nella tre quarti avversaria. Walker. L'appoggio verso Stones. Rice. Possesso palla prolungato. Si fa largo della tre quarti avversaria. Ottima lettura in un'azione delicata. Immobile. Ci sarà solo un minuto di recupero. Intervento duro ma corretto. E l'arbitro dice che può bastare dopo i primi 45. Azzurri che danno il via alla ripresa. Palla nuovamente in possesso. Occhio alla verticalizzazione. Grande recupero. Ciro Immobile. Palla persa. Avanza l'Inghilterra. Niente da fare, il difensore recupera. Possibilità di contropiede, attenzione. C'era spazio, ma l'hanno gestita male. Sbaglia la misura del passaggio, possesso perso. Primi 45 favolosi per Harry Kane. Ha offerto un contributo importante alla causa, firmando il gol del pareggio con cui si sono chiusi i primi 45 minuti. È sicuramente tra i più in forma dei suoi. Può metterla in mezzo da lì. Poco convinto in questo intervento, lascia lì il pallone. Possono respirare. Spazio qui per gli azzurri. Si è alzata la bandierina, è fuori gioco. È entrato bene qui con decisione. Palla persa. C'è la possibilità del contropiede. Grande apertura. Si aggiusta il... pallone pronto per il calcio d'angolo.
chance su calcio d'angolo da sfruttare per passare in vantaggio. La reazione dei tifosi è tutto un programma. Palla in area di rigore, approvato sugli sviluppi del corner senza inquadrare la porta. Il tentativo di pressing qui, brutto errore di Walker. Buono il contrasto. Pellegrini interrompe l'azione pericolosa. Occhio al contropiede. Buono il pallone recuperato. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Pallone respinto. Può andare in porta qui. E c'è il gol e trovano di nuovo il vantaggio. Inghilterra chiamata a recuperare lo svantaggio. Ottimo il dive by. Rashford. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione! E c'è la parata! Davvero una gran botta. Calcio d'angolo a caccia del pareggio. Intervento del portiere che allontana. La squadra di casa finora ha fatto meno possesso palla rispetto agli avversari. Il dato però conta relativamente oggi, Pier. Hanno sfruttato al meglio le opportunità che hanno avuto per portarsi avanti. È vero che fin qui la palla ce l'hai tu e non gli avversari e quindi rischi di meno. Ma per vincere alla fine ci vogliono i gol. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Prosegue qui dell'avanzata. Sancho. Difensore spazza in qualche modo. Se ne va via la grande. Sancho. Sale Walker. La mette fuori. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Tenta il tiro. Intervento di ordinaria amministrazione qui per il portiere. Sì, è difficile fargli male con questi tiri. Ha sbagliato completamente il passaggio. Sancho. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Barella. Riconquista il possesso di palla. Prova ancora l'Inghilterra che vuole il pari. Dice di no con questo intervento. Bravo l'arbitro a non interrompere l'azione, dato la norma del vantaggio, però arriva adesso il cartellino. Interpretazione corretta, uscita coraggiosa del portiere che fa su il pallone. Marco Verratti. Palla per Zaniolo. Recupera bene con questa scivolata. Si interrompe la manovra inglese. Ha perso il pallone. Esce e recupera il pallone. Li porta via bene il pallone. Palla gol per Foden. Donnarumma, attenzione, non è finita. Tiro respinto. Occhio al calcio d'angolo, una delle ultime occasioni per pareggiare. C'è la sostituzione, abbandona il terreno di gioco. Ha raccolto bene il cross dalla bandierina, ma l'ha alzata un po' troppo.
Ancora 120 secondi alla fine. C'è l'errore, palla regalata. Apre profondo per il compagno. Verratti. Calcio di rigore concesso all'arbitro, grande occasione per chiuderla. Può essere il gol che chiude la partita. Niente da fare per il portiere. Trasformazione dagli 11 metri che ci viene riproposta, la palla in rete, conclusione che non ha lasciato proprio scampo il portiere. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Si chiude qui il match col successo della formazione di casa, grande euforia in campo e sugli spalti. Vincere e convincere, questa era la loro missione oggi e direi che l'hanno assolta nel migliore dei modi. Hanno ottenuto il successo al termine di una prova gagliarda. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. È stato autore di una prestazione sicuramente positiva. Il gol è la ciliegina sulla torta di una prova che premia il lavoro suo, ma anche della squadra.